Amici appassionati di belle vetture, un appuntamento, quello con Svezzacar, importante perché parliamo con Marco Garletti nella nuova sede presso il Car Village in Via Grassi 98 a Milano, proprio di fronte alla metro, di usato. E l'usato è uno di quegli argomenti che ci stuzzica e ci stimola sempre, voi lo dimostrate con grande attività sui nostri canali. Marco, a te il compito di proporre degli usati all'altezza, come hai sempre fatto, di Svezzacar di Volvo. Sì, oggi all'interno appunto qua del Car Village in Fassina vediamo la selezione di usati Volvo, Volvo Select e Volvo non Select. Abbiamo diverse opportunità, diverse vetture, diversi allestimenti e modelli. Partiamo e facciamo una carrellata. Va bene. Partiamo da questa XC60 B4 Momentum Pro, è un benzina con 24.500 km. Quindi recentissima, difficile da trovare perché è un mild hybrid benzina, vettura con un anno e mezzo di vita, 24.000 km, il prezzo è 44.900, naturalmente garanzia Volvo Select, e qui la garanzia è superiore a un anno, quindi abbiamo un paio di anni di garanzia Volvo Select che è pari sostanzialmente alla garanzia di una vettura nuova. Poi passiamo a una XC90, sempre macchina recente, macchina del 2022, 32.000 km, ben accessoriata perché è una Momentum Pro, ma abbiamo i sedili elettrici, abbiamo i fari adattivi, ovviamente retrocamera, insomma un bel allestimento anche come colore. Ne abbiamo in realtà due, sono gemelle, questa 30.000 km, l'altra 10.000 km. E i prezzi sono 56,8 e 58,8. Qui garanzia Select fino a marzo 2027. Wow, vuol dire essere veramente molto tranquilli. Ultra, ultra tranquilli per, insomma, una bellissima vettura. Poi passiamo a un IC60, particolare perché è del 2015, ma... c'è un errore qua. No. 24.000 chilometri. 24.000 chilometri. Esattamente, sì. Usata veramente niente, è il 181 cavalli diesel, naturalmente per chi desidera una vettura diesel per fare tanta strada, ovviamente comoda e sicura come una Volvo, penso che trovarne un'altra sul mercato con 24.000 km impossibile, sia sostanzialmente impossibile. Il prezzo di questa è di 19.900 euro, è veramente una chicca, eh? Sì. Poi V90 B4, quindi mild hybrid diesel del 2021, 124.000 km garanzia Volvo Select. Il prezzo è di 30.900 euro, l'allestimento è molto bello perché parliamo di un Inscription, quindi del top di gamma, finiture in legno scuro, sedile ovviamente in pelle, totalmente regolabile anche nell'estensione del cuscino, cerchi da 19, vetri scuri, una bellissima macchina che può fare ancora tanta strada, e ricordiamo garanzia Volvo Select, senza limiti di chilometraggio e senza franchigia, assistenza in tutta Europa presso qualsiasi officina autorizzata Volvo. Questo è un capolavoro, è veramente un capolavoro. Se pensi a 30.900 euro è il prezzo di un segmento B, sì, magari neanche full option, anche sì, porti sì, a casa veramente una sorta di una miraglia stracomoda da viaggio, station wagon, da carico, colore bellissimo e molto ben accessoriata. Fantastica. Ok. Successiva una V40 benzina, scusate, diesel, questo è il D3, quindi il 150 cavalli, si trova più spesso il 120, chi desidera un pochino più di potenza è difficile trovare, è un pochino più difficile trovare un D3 150 cavalli, 120.000 km, cambio automatico, il prezzo è 13.500 euro con garanzia 24 mesi. La successiva XC60 Recharge, quindi ibrida plug-in, è una T8, quindi la versione con 300 cavalli benzina più l'elettrico, quindi superiamo i 400 cavalli di potenza complessiva. Anche qua allestimento Inscription, quindi la più bella, la più allestita, ulteriori accessori a richiesta inseriti nella vettura, quindi insomma particolarmente completa. 119.000 km, 32.900 il prezzo. Interni molto belli, in pelle marrone, con finiture in legno scuro.
il cerchio anche in tinta, insomma, completa per chi vuole un plug-in, è decisamente interessante. Garanzia Volvo Select in questo caso. Bella, bellissima anche lei. E qui un IC40. A fianco un IC40 ibrida, sempre plug-in, quindi è una T5 plug-in hybrid del 2020 con 50.000 km. La dotazione di accessori di questa vettura è particolarmente completa perché oltre ai cerchi da 19 ha i sedili riscaldabili, l'assistenza alla guida completa, quindi cruise control adattivo, bliss, frenata automatica in retromarcia, mantenimento centrale della corsia. Poi ulteriormente ai vetri scuri, telecamera posteriore, il keyless entry, insomma molto molto bellina, 50.000 km, garanzia Volvo Select, e da vedere ed anche da provare perché la plug-in è sempre molto molto piacevole da testare su strada. Perfetto, adesso ci addentriamo in uno di questi corridoi che io e Pasquale ben conosciamo. Aspetta, ci vediamo un'altra qua. C'è un'altra qua, poi ci buttiamo lì, ma ce ne sono altre nascoste. Sì, si stanno nascondendo insieme alle altre. Questione di spazio. Bella questa. Qui abbiamo una V60, quindi un po' più compatta rispetto al V90 che abbiamo visto prima. Vuole uno station sui 4,70 m. È del 2019, 118.000 km. 21.600 euro il prezzo, anche qui un buon allestimento, è una business, quindi tutto quello di importante che ci deve essere sulla macchina c'è, non ha magari pelle o altro, però è una vettura molto pratica e anche questa è una vettura da lavoro, da viaggio, molto interessante, è già l'ultimissima versione naturalmente. 21.600 il prezzo, consumi molto 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 interessanti per questa vettura, per chi deve fare strada. Ha dei costi di gestione estremamente interessanti, fai 1000 km con un pieno. La mia passione, Marco, un'elettrica. Allora, questa è un'eccellente occasione. Ne abbiamo una in questo colore bianco tetto nero e altre due vetture in altri colori. Parliamo di chilometri zero, targate un mese fa. Sono delle recharge elettriche con quindi batteria maggiorata e extended range con autonomia di omologazione di 570 km. E hanno un prezzo molto 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 interessante. Il listino di queste vetture si aggira sui 55-56.000 euro e le vendiamo a 43.100 con la formula promo Fassina e sono un'eccellente opportunità, sono un'alternativa anche alla X30, magari vuoi un elettrico un pochino più grande della nuova X30 e queste con un prezzo che è molto simile a X30 sono senz'altro un'alternativa validissima. Ne abbiamo tre, non è che abbiamo 20 macchine. L'equivalente di 250 cavalli vapore. Sì, per sì, cui sì, sì, 250 cavalli. L'ultimissima versione, quella con trazione posteriore, cambiato il software di gestione delle batterie, quindi l'autonomia è salita a 570 km come omologazione, quindi è un 100 km in più di prima, è un grosso passo avanti. E sono secondo me veramente un'eccellente opportunità, allestimenti molto belli, poi questa è particolarmente carina, bianco metallizzato tetto nero, con tutti i profili neri lucidi e anche esteticamente molto molto bella. Ricordiamo il prezzo 43.100. 43.100 con la promo, sì, esatto. Io R-Design sai già che è il mio preferito. R-Design è molto bella come allestimento, sia come estetica esterna che come selleria interna. Questo è un mild hybrid diesel, 68.000 km, anno 2020, il prezzo è 34.900 euro, bella perché è tutta nera, insomma, col cerchio da 19 della R-Design e gli interni allestimento sportivo con sedili conformati, pelle tessuto, insomma, particolarmente bellina. Garanzia ovviamente Volvo Select, 68.000 km, che per queste vetture, insomma, è un chilometraggio assolutamente basso, poi con la garanzia Volvo non c'è nessun problema. Già mild hybrid diesel, quindi 197 cavalli di motore diesel più i 14 cavalli di motore elettrico. A fianco abbiamo un'altra motorizzazione 197 cavalli turbo diesel, l'anno è il 2021, allestimento al Momentum Pro, sempre 4x4 cambio automatico, 78.000 km, il prezzo 33.900. Questa è un pochino più elegantina rispetto alla R-Design, i profili argentati e gli interni sono questi in
pelle antracite, finitura in alluminio e impianto audio dell'Armar Cardon. Molto bella anche questa. Il prezzo uguale, è un 2021, l'aerodesigner è un 2020, chilometraggio simile. C'è quindi una buona scelta, insomma. Bellissimo. Ne abbiamo ancora uno in questo salone, poi ci spostiamo invece nella sede del nuovo. Sì, esatto. Ultima vettura, molto interessante, plug-in IC40, recentissima, anno 2023, 9.800 km, quindi insomma, sostanzialmente semi-nuova. Il Sage Green metallizzato come colore, bel allestimento, è una core. Questa è l'ultimissima versione, quindi la versione restyling. Quindi troviamo gli interni della core attuale, col bicolore, sedile con la fascia centrale più chiara. E appunto il plug-in T5, 180 cavalli più i cavalli delle 85 cavalli dell'elettrico, seminuova, 9.800 km. Certo, leggo solo alcuni degli optional, sensori parcheggio, anteriori e posteriori, cerchi in lega, Bluetooth, c'è la retrocamera, c'è chiaramente lo smartphone mirroring, i fari full LED, navigatore, clima automatico, cruise control. Sono sì, è l'allestimento core, l'allestimento medio, già completo. Tanto questo colore che potrebbe sembrare un pastello, in realtà no, è metallizzato. Un metallizzato sì, sì. Molto carino. La base è un colore molto bello. Al sole ha una bellissima brillantezza. Bellissimo. In realtà non era l'ultima vettura, ce n'è ancora una, ma per fare la presentazione di questa vettura andiamo nel salone di Svezia Car con Marco. E per l'ultima macchina, Marco, ci hai portato nel salone, nuovissimo salone di Svezia Car qui sì, al Car Village, in via Grassi 98 a Milano. È un XC90, giusto? È un XC90, un po' particolare, nel senso che non è facilissimo da trovare, è un T5 benzina, allestimento Inscription, ovviamente AVD, del 2019, con 66.000 km, allestimento Inscription è già il più completo, poi qualche accessorio aggiuntivo, e il prezzo è di 39.900 euro, un particolare appunto perché i benzina usati non sono facilissimi da trovare. Facciamola vedere dentro perché merita, una vettura usata in queste condizioni, la solita consueta classe, eleganza e raffinatezza di queste vetture. Sì, l'abbinamento colore interno e esterno è molto, molto bellino. Bellissimo. Ribadisci ancora il prezzo, scusa Marco? 39.900, la macchina del 2019 con 66.000 km. Garanzia perfetto. Volvo Select. Cerchio bello, gommata splendida. Ok Marco, questa è la sede, per cui se vuoi ricordare che cosa si trova qui, oltre alle vetture usate qui. Beh, ovviamente trovi tutto di Volvo, quindi trovi le vetture nuove, le vetture test drive, le vetture usate select e non select, tutto nella sede di via Grassi. Perfetto, sito sveziacar.it per sì, qualsiasi informazione. Marco Verletti e la sua struttura sono a vostra disposizione per conoscere, entrare, qualora non lo conosciate ancora, nel meraviglioso mondo di Volvo. Grazie Marco. Ti aspettiamo. Ciao. Ciao.